Il fascio di luci tricolori che illumina tutta Piazza Dante si vede anche dal Ponte dei Granatieri e ricorda agli automobilisti in transito che il 2 giugno non è solo la festa della Repubblica, ma anche un giorno per ribadire i valori di unità e patria che non possono cedere il passo di fronte a divisioni. Un'idea molto apprezzata, quella dell'amministrazione di Caltrano, che ha deciso di illuminare Palazzo Bonaguro Zuccato, dove tra le altre cose ha sede la biblioteca civica con i colori della bandiera italiana. Il 2 giugno 1946 si svolse il referendum sulla forma istituzionale dello Stato, che con il voto popolare condusse alla nascita della Repubblica e alla elezione di un'assemblea costituente, a conclusione di un complesso periodo di transizione segnato dalle azioni di movimenti e partiti antifascisti e dall'avanzata degli alleati in un paese diviso e devastato dalla guerra. Gli italiani, per la prima volta le italiane, furono convocati alle urne per scegliere tra Repubblica e Monarchia e per eleggere i deputati dell'Assemblea Costituente, cui spetterà in seguito il compito di redigere la nuova Carta Costituzionale. All'epoca gli aventi diritto al voto erano 28 milioni, i votanti furono quasi 25 milioni, pari all'89,08%.